usati il selenio e un idrocarburo aromatico come il toluene, mescolato a risorbere come l'ossilene. Questi composti diffusi da aerei ricadono sulla tropopausa. L'ozono, ossigeno diatomico, si forma rapidamente in seguito alla diffusione di selenio e di toluene, con l'azione dei raggi ultravioletti del sole. Questa è l'identica reazione che produce ozono nella bassa atmosfera, ed è problematica. La ricaduta di selenio e di toluene si collega all'esposizione eccessiva al benzene. Il benzene è cancerogeno, come è noto. L'inquinamento da selenio è caratteristico dell'esposizione ai metalli, compreso il piombo. Quindi se l'Alzheimer, ripeto, sono dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, se l'Alzheimer negli ultimi 10 anni si è più che raddoppiato, i casi di Alzheimer sono più che raddoppiati, ma soprattutto l'incidenza della malattia avviene in età direi quasi giovanile, perché l'Alzheimer, che diceva, la malattia dei vecchi, degli anziani, non capiscono più niente, si dimenticano la cosa, quindi la malattia che ci si aspetta insorge intorno ai 70 anni circa. È vero che oggi la vita si è allungata, comunque gente che muore di Alzheimer, non lo sa mai di Alzheimer, a 45 anni, negli ultimi 10 anni, secondo me c'è qualcosa che non quadra. Poi qualcuno all'interno di una cabina, di una di queste compagnie, a basso costo, c'è il motivo, ha pensato bene dell'intuizione, qualche più a volte di 10 lauree, di prelevare qualche cosa, non scendo in particolare, dall'interno della cabina. Perché è vero che vengono portate fuori, però è anche vero che l'aereo lì dietro prende e la scia che l'aereo davanti ha rilasciato. Poi comunque un po' di contaminazione c'è sempre. E abbiamo visto che effettivamente all'interno della cabina, degli passeggeri, c'erano queste sostanze. Bario, alluminio e cadmio. Purtroppo le sostanze chimiche rilasciate semplicemente dall'uso di carburanti aereo sono decine e sono tutte estremamente tossiche. La stessa agronoma statunitense, californiana, Rosalind Peterson, denuncia la presenza di elevati quantitativi di diossido di zolfo intorno al fogliame, che provoca incendi per autocombustione e provoca l'asfissia delle piante. E questo è dovuto al sonoro, a bassa quota, spesso e volentieri, di questi aerei. Lo vediamo anche nel conclamarsi di nebbie mattutine, che non sono dovute spesso all'umidità atmosferica, ma sono dovute a una ricaduta di queste sostanze chimiche, tra le quali il diossido di zolfo. Perché il diossido di zolfo crea delle nebbie? Perché il diossido di zolfo, in presenza di umidità atmosferica, quindi di goccioline d'acqua, produce acido solforico e l'acido solforico si conclama nelle nebbie. Sono facilmente immaginabili le conseguenze della gergineria clandestina su tutti gli esseri viventi. In questi ultimi decenni le malattie neurodegenerative, gli ictus, i tumori hanno conosciuto un'impennata. Molte patologie dipendono da un ambiente sempre più inquinato. La causa primaria di questo inquinamento è proprio la gergineria, all'origine ora di disturbi più o meno fastidiosi, ora di affezioni gravi. I metalli, alluminio, bario, ferro, stronzio, manganese, che si accumulano nell'organismo, soprattutto nel cervello, spiegano perché l'Alzheimer e il Parkinson stanno raggiungendo livelli epidemici. Non solo, l'età di insorgenza delle malattie neurodegenerative si sta abbassando in modo pauroso. Gli spagnoli hanno un termine che fa molto effetto, fumigazione. Effettivamente è così, ci stanno gasando come se fossimo dei topi. E in effetti i risultati si vedono, soprattutto nella minore efficienza dei terreni nel far crescere naturalmente le colture che sono esposte all'aperto. E la prima differenza si nota laddove noi dovessimo operare una coltura al coperto, questa avrebbe maggiori probabilità di crescere normalmente, come succedeva alcuni anni fa, rispetto ad una coltura all'aperto. Gli inquinanti dispersi con gli aerei, sia civili sia militari, si aggiungono alle numerose sostanze deleterie per la salute, sostanze che sono dappertutto, negli alimenti, nei cosmetici, nei carburanti automobilistici, nei prodotti per la pulizia della casa.
si aggiunge danno. Si rischia di dare il colpo di grazia ad una popolazione il cui sistema immunitario è già provato da uno stile di vita scorretto, dallo stress e da un'alimentazione squilibrata. Bisogna aggiungere poi il capitolo dell'elettrosmog. I campi elettromagnetici che agiscono in sinergia con i metalli elettroconduttivi sono connessi a tutta una gamma di sintomi e malattie. Prurito, eritemi, allergie, disturbi del sonno, ansia, cefalee, emicranie, sindromi depressive, crampi, dolori muscolari, aritmie, disturbi della pressione arteriosa, ictus, riduzione della sintesi della melatonina, alterazione del numero dei globuli bianchi, aborti spontanei. È sufficiente un esame del sangue o un mineralogramma, analisi del capello, per rendersi conto di quanti metalli e in quali dosi industriali essi si concentrano nell'organismo. Molte persone legittimamente si chiedono chi sta realizzando questo progetto, chi si trova al vertice, chi sta comandando questo piano che sta lentamente avvelenando tutta la biosfera dal momento che le scie che coprono il cielo e che ci nascondono il sole sempre più spesso negli ultimi anni si vedono un po' in tutti i paesi del mondo, anche in Russia, anche in Cina, anche in certi paesi dell'Africa dove fa un caldo torrido e una scia di condensa veramente un fenomeno altamente improbabile. Sicuramente da quello che abbiamo potuto capire gli apparati militari sono coinvolti, ma sono coinvolti un po' tutte le istituzioni a tutti i livelli. È tutta una catena e chiaramente in questa catena rientra anche l'uomo che si nutre dei cibi, degli elementi che l'agricoltura produce. Se noi andiamo a cercare un prodotto non geneticamente modificato, cosiddetto biologico perché naturale, in realtà poi se andiamo ad analizzare una mela, una pera, qualsiasi altro frutto, un pomodoro che è stato esposto, coltivato ed è cresciuto all'aperto, tra ricaduta di nanopolimeri che contengono ftalati dannosi per il sistema endocrino e vitale e di ossido di zolfo, benzene e quant'altro, è chiaro che questi elementi dell'agricoltura biologica non sono più tanto biologici ed è per questo che poi la gente si ammala prima. Ma ci sono anche le conseguenze sul sistema respiratorio. Le prime conseguenze sono quelle evidenti di una tosse secca, di una difficoltà a respirare e non a caso ultimamente nelle previsioni meteo che sono gestite dall'Aeronautica Militare Italiana adesso fanno capolino le previsioni sugli allergeni presenti tra i giorni. Quindi si tenta di giustificare l'incremento delle allergie e delle crisi respiratorie alla presenza di polline. Da un lato è anche vero, ma bisogna anche far notare che le pollinosi, comunque le allergie dovute alla presenza di polline, diventano ancora più pesanti da sopportare per gli organismi, in quanto che la presenza di nanoparticolato, comunque misurato con strumenti idonei, quindi confermo che questa presenza c'è, la presenza di questo nanoparticolato fa venire ancora più aggressivi i polini che vengono inalati insieme al nanoparticolato.